Buon pomeriggio dalla redazione di Live e ben trovati in questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede la sanità. I pronto soccorso in tutta Italia sono al collasso, anche in Lombardia e a Brescia i tempi d'attesa sono sempre più lunghi, una situazione che però potrebbe peggiorare in previsione delle future aperture delle scuole. Pronto soccorso sotto assedio, con tempi di attesa sempre più lunghi per un ricovero. Una situazione quasi al collasso, anche in Lombardia, dove secondo il presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, Fabio De Iaco, i ricoveri ordinari sono stati sospesi proprio a causa del sovraffollamento. Non se la passano meglio anche altre regioni come il Lazio o il Piemonte, dove sono centinaia di pazienti in attesa di un posto letto. De Iaco ne ha parlato all'agenzia ANSA, riferendo di una difficoltà generale all'interno di un sistema in cui mancano cronicamente letti. Quindi, anche se le strutture attivano i piani contro il sovraffollamento, per trovare nuovi posti letto bisogna andare a sottrarli ad altre specialità, come ad esempio la chirurgia. La coperta è corta. Prevalgono soprattutto le patologie respiratorie nelle persone anziane, non per forza il Covid, che in realtà nell'ultima settimana è in lieve flessione, e l'influenza imperversare e anche altri virus. Perciò l'invito a vaccinarsi, anche perché la prossima settimana riapriranno le scuole e come sempre si prevede un nuovo aumento dei casi. Questa mattina all'alba sono state evacuate diverse famiglie a causa dell'incendio divampato in via Moretto. I vigili del fuoco di Brescia stanno compiendo accertamenti sul palazzo di via Moretto all'angolo con via Leardi, che ospita al piano terra il bar Nedelia, distrutto dalle fiamme alle 6 di questa mattina. L'incendio, che fortunatamente non ha provocato feriti gravi, ha divorato il locale. Il fumo ha invaso anche gli appartamenti del palazzo, che per precauzione è stato evacuato. 7 persone che vivono nelle abitazioni ai piani superiori sono infatti state allontanate. Una di queste, una donna di 67 anni, è stata trasportata in codice verde alla clinica città di Brescia dal personale sanitario del 118. Sul posto, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Brescia, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale. Voltiamo pagina. È stato un duro colpo per gli anziani del centro diurno di Palazzolo che hanno registrato l'ennesimo furto. Il furto da 15.000 euro è un duro colpo per l'associazione pensionati di Palazzolo, che ha denunciato l'accaduto informando la comunità su Facebook. Nel post viene spiegato che non è il primo furto che hanno dovuto affrontare. Inoltre l'accaduto può mettere a rischio il proseguo dell'attività all'interno del centro diurno. A essere stato preso di mira durante il periodo natalizio è stato il magazzino alla Villa Kuffer. Sono state rubate tutte le attrezzature per la manutenzione e la cura del parco, come soffiatori, tagliasiepi, decespugliatore e flessibile, oltre all'impianto audio acquistato partecipando al bilancio partecipativo Decidiamo Insieme. E ora una buona notizia, colpo grosso al bar Brecchery di Brescia 2, dove un quarantenne ha iniziato bene l'anno grattando un turista per sempre vincente. Inizia decisamente bene il 2024 per un quarantenne che martedì mattina al bar Brecchery di Piazzetta Almici a Brescia 2 ha grattato un turista per sempre e, incredulo, si è trovato il biglietto vincente. 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di liquidazione finale. Tutto è accaduto in pochi minuti, raccontano Pietro Simoncelli ed Eva Pedroni, titolare del bar Tabacchi. Non è un cliente abituale, un uomo di 40-45 anni, spiegano, in attesa di andare in bagno, occupato in quel momento, ha acquistato un gratta e vinci della serie Turista per sempre. Dopo averlo grattato, gli è sorto subito il dubbio di aver vinto e quindi ha chiesto ai due titolari una veloce verifica. Dopo un passaggio con l'apposita macchina per capire se fosse tutto vero, la gioia per l'enorme vincita. L'uomo, quasi scioccato, ha ripreso il tagliando e se n'è andato, ci ha raccontato Simoncelli. Nessuna foto al biglietto vincente, nessuna parola in più. Anche per noi è stato un momento di confusione. Una vittoria che arriva ad appena pochi giorni dall'estrazione della storica Lotteria Italia. Chissà che qualche altro bresciano non venga baciato dalla fortuna. Ecco, davvero una grande fortuna. Ma restiamo a Brescia, dove sono iniziati i lavori per la sostituzione degli alberi malati in centro storico. Nuovi alberi per il centro storico di Brescia. Sono iniziati proprio in queste ore i lavori per la piantumazione di 13 nuovi ipocastani e 17 olmi che vanno a sostituire gli alberi ammalorati e pericolosi che sono stati abbattuti negli ultimi giorni del 2023. Il primo intervento ha riguardato Piazza Tebaldo Brusato, dove all'inizio dello scorso novembre si è verificato lo schianto di un ipocastano. Le apposite analisi sugli alberi effettuate per controllarne lo stato di salute hanno rilevato che 10 ipocastani non erano più sicuri.
sicuri e quindi andavano rimpiazzati. Discorso simile per la vicina via Turati. Dopo le analisi ai due filari di Olmi è emerso che alcuni di essi erano stati intaccati da alcuni funghi, segno di un probabile decadimento del legno. Questo potrebbe compromettere la resistenza degli alberi stessi e portare a nuove cadute. Le prove strumentali effettuate hanno confermato che 13 alberi non erano più in condizione di sicurezza e anche in questo caso è stato deciso di sostituirli con la medesima essenza. Voltiamo pagina. Dalle 11 di questa mattina è possibile inviare le proprie candidature come macchinisti a Trenord. È una nuova opportunità quindi per chi è alla ricerca di lavoro. Trenord è nuovamente alla ricerca di personale, questa volta di macchinisti e di un project manager edile. La selezione apre mercoledì 3 gennaio alle 11. Da quel momento si possono inviare le proprie candidature fino al 31 gennaio attraverso l'apposito portale Lavora con noi sul sito trenord.it. Il macchinista è quella figura che è responsabile della condotta del treno e lavora in stretto contatto con il capotreno e con la sala operativa, un lavoro che, prima o poi, un po' tutti hanno sognato di fare o almeno di provare. I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall'azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie. Al termine del corso, che comporterà il conseguimento della licenza europea e del certificato complementare, che avrà durata di circa 6 mesi, i professionisti sosterranno un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta di 5 mesi prima dell'ingresso in servizio. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore. È preferita la residenza in Lombardia e un'esperienza di almeno 2 anni nel settore tecnico. Ai candidati è richiesta la disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, attitudine al problem solving, precisione, senso di responsabilità, tenuta emotiva e propensione al lavoro di squadra. Ci spostiamo a Maderno, dove sono stati circa un centinaio i coraggiosi che si sono tuffati nelle gelide acque del nostro lago per il tradizionale bagno di Capodanno. Sono stati circa un centinaio i temerari che hanno risposto presente all'invito del primo gelido tuffo dell'anno nel lago di Garda. Puntuali, o anzi un po' in anticipo rispetto alle 10 del 1 gennaio 2024, i coraggiosi nuotatori si sono gettati nelle acque del Benaco dal Rido Azzurro di Toscolano Maderno in un momento di festa e goliardia. La curiosità attorno a questo simpatico momento è stata però anche maggiore. Erano infatti molti di più i curiosi che, ben imbacuccati, hanno assistito alle gesta di chi invece ha preferito indossare il costume nonostante l'aria frizzante. In realtà, chi il tuffo l'ha fatto, giura che si stava meglio in acqua che fuori. Al termine, immancabile momento conviviale per riscaldare animi e corpi con il tè caldo offerto dal gruppo sportivo Montegargnano e poi ancora panettone e spumante per augurare a tutti i presenti un buon 2024. Se il momento clou è passato, non bisogna certo aspettare l'estate per fare di nuovo il bagno. Lo zoccolo duro di amici che ha dato il via a questa tradizione, infatti, si ritrova ogni settimana e il prossimo appuntamento è per il giorno dell'Epifania. E a parlare di Epifania, scopriamo insieme agli esperti di Trebi Meteo come saranno le previsioni del tempo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Partiamo dalle immagini del satellite, molto interessanti. Due perturbazioni vicine all'Italia. Una si trova sulle regioni meridionali, in realtà si sta allontanando dall'Italia, magari 4 goccioline nelle prossime ore sul basso Tirreno, nulla di più. Quest'altro sistema nuvoloso in realtà punta verso l'Europa centrale, però un po' di nuvole alte riescono anche a raggiungere i cieli del nord Italia nelle prossime ore e poi si muoveranno anche verso il centro-sud, ma perturbazione molto molto debole. Le cose però cambieranno andando verso il weekend dell'Epifania. Però per le prossime ore, diciamo sì, qualche nuvola portata da questi sistemi nuvolosi atlantici, ma nel complesso su Italia tempo discreto e anche clima abbastanza mite. Al centro-sud, pensate, supereremo i 15 gradi oggi, domani e dopo. La giornata però del 4-5 gennaio, quindi le giornate giovedì e venerdì, vedranno l'avvicinamento a Italia di una perturbazione più intensa. Questa perturbazione già venerdì porterà un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali e sull'Alto Tirreno e attenzione,
Epifania bagnata con quella perturbazione che genererà un centro di bassa pressione proprio sull'Italia. Insomma, il weekend sarà caratterizzato da nuvole, piogge diffuse, tanta neve sulle Alpi e temperature che a quel punto cominceranno anche a diminuire. Questa perturbazione infatti è seguita da aria decisamente più fredda. Per sapere quindi cosa capiterà proprio da voi, consultate l'app di Trebi Meteo. E ora la pagina economica a cura degli esperti di Italpress. Sono state oltre 2 milioni le famiglie che hanno deciso di trascorrere le feste in agriturismo. Il bilancio. Tra Natale e l'Epifania, a tavola, in fattoria, tra percorsi naturalistici e laboratori del gusto, oltre 2 milioni di famiglie confermano un trend che premia il legame con il territorio e le sue tradizioni culinarie. A rilevarlo è CIA Agricoltori Italiani, insieme a Turismo Verde, la sua associazione per la promozione agrituristica. L'Italia dei 25.000 agriturismi, sottolineano CIA e Turismo Verde, resta molto frammentata lungo lo stivale, dove sono ancora evidenti gli effetti della crisi economica, tra costi alti di produzione e caro bollette, come le ripercussioni forti di emergenze climatiche, carenze infrastrutturali e marginalità importanti. Succede quindi che al nord, più che al sud, gli agriturismi optino per aperture più contenute e che non poche strutture con camere rimandino la ripresa direttamente a primavera. Dalla costa all'entroterra ad assicurare il sold out è la clientela fidelizzata, il turismo di prossimità e il ritorno nei paesi d'origine. L'agriturismo risponde a più di un bisogno, risulta sicuramente ideale per gli abitué della montagna, il 38% dei viaggiatori, ma mette anche d'accordo la voglia di mangiare fuori, bene come a casa, appunto, secondo tradizione e facendo economia. Immancabile la cucina regionale, dai tortellini in brodo all'arrosto al forno con le patate, dai ragù bianchi e rossi per rigorosa pasta fresca, a cotechino e zampone con le insostituibili lenticchie, tanti dolci e frutta secca accompagnati da vini e bollicine. Lo sport, torniamo sulla vittoria dell'Atlantide a Castellana con le voci dei protagonisti. Emozioni forti che potrete rivivere a partire dalle 21 di questa sera con la sintesi del match su Elive. Vittoria importante, sofferta come prevedibile, giocavamo contro una squadra giovane ma agguerrita, il livello di A2 è molto alto e per noi era importante uscire vincitori, 3 punti che fanno morale, classifica e ci fanno finire la stagione alla grande per ripartire ancora meglio nel 2024. Bella vittoria perché è venuta giocando non la nostra migliore pallavolo, però abbiamo fatto 3 punti su un campo difficile con ragazzi molto bravi. E siamo molto contenti soprattutto per il finale di quarto set che siamo riusciti a portare con un paio di belle azioni dalla nostra, quindi 3 punti ottimi per finire bene l'anno solare. Adesso ripartiamo con i prossimi impegni casalinghi al massimo. Siamo contenti di aver portato a casa 3 punti in una trasferta che è sempre complicata, poi di Castellana a Grotte. Non abbiamo giocato benissimo, però comunque era importante vincere, soprattutto per la classifica in trasferta, perché da tanto che ci mancava un risultato positivo in trasferta. Ci teniamo stretti questi 3 punti, serve dare continuità, serve lavorare su alcuni aspetti del gioco. Abbiamo provato a metterli già in questo momento, in questa partita, a provare delle cose che solitamente non riuscivamo a fare e diciamo che penso che sia un bel punto di inizio. È una bella vittoria. E per iniziare bene il girone di ritorno e il mio arrivo a Brescia e niente, siamo contenti e chiudiamo l'anno con dei 3 punti importanti in un campo difficile con dei ragazzi giovani che mettono tutta la loro energia e freschezza in campo, siamo stati bravi a rimanere attaccati soprattutto dopo i primi 3 set, dopo i primi 3 set abbiamo iniziato a spingere ed è andata bene, dai, sofferta ma bella. Il telegiornale per il momento termina qui, ma le notizie continuano ad essere pubblicate sul nostro quotidiano online elivebrescia.tv, dove cliccando su questo piccolo box potete guardare tutte le nostre dirette in streaming. Vi ricordo anche di seguirci su tutte le nostre pagine social o in alternativa di scaricare la nostra app per ricevere tutte le notizie in tempo reale. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione Elive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.